Assessore, nell'ultimo consiglio comunale l'amministrazione ha incassato un 16 contro 11 per quanto riguarda il regolamento cimiteriale su una proposta della minoranza. Cosa dice in merito? Ma guardi, sicuramente si tratta di una, come dire, dinamica politica non così grave come sembra oggi dalla stampa, perché hanno partecipato al voto con la minoranza su quel regolamento solo i 4 consiglieri del Polo Civico, ma che subito dopo hanno preso 23 voti contro rispetto a un emendamento che avevano presentato loro. Quindi, come vede, come dire, le alleanze passano e rimangono secondo le tematiche. Io sono contraria a questa modifica di regolamento, prima perché non si fa così. Un regolamento non si modifica ad effetti spot, ma se va rivisto nella sua interezza. Secondo, perché queste modifiche tutelano solo alcuni che hanno già una concessione in corso, e come dire, è discriminante nei confronti di coloro che sono da anni in attesa di avere un sito per poter costruire. Quindi ad alcuni si darà la possibilità di allargare la concessione, ed altri invece che non hanno accesso al sito perché il piano regolatore appunto non ha individuato zone libere, di non poter costruire. Quindi, per quello che mi riguarda, io tutelo la maggioranza dei cittadini, non una sparuta minoranza. Serena Pompilio, ore di giubilo dopo che in tema di regolamento cimiteriale la minoranza incassa un successo presentando una proposta. Ebbene sì, ieri in Consiglio Comunale finalmente sono passate le proposte avanzate proprio dall'opposizione su misure alternative per trovare loculi nella città di Chieti. Sistematicamente il sindaco ha fatto affidamento su quelle che sono ordinanze sindacali di requisizione loculi, non è possibile più procedere in questa direzione il Comune di Chieti, ed erano necessarie delle proposte che non sono mai partite dalla maggioranza per dare soluzioni concrete in città. Ieri queste proposte sono passate, lasciatemi in termine, con quasi un cappotto, perché abbiamo avuto 16 voti a favore e 11 contrari. Negli 11 contrari contiamo anche il voto del sindaco e del presidente del consiglio, quindi una maggioranza Ferrara che non si tiene più, e siamo a 16 contro 9. Io penso che è arrivato il momento per questa amministrazione di dimettersi di fronte all'incapacità e alla mancanza di volontà anche di avere proposte costruttive per la civiltà.